prende ora la parola il Sindaco di Roma, onorevole professor Ignazio Roberto Marino. Signor Presidente dell'Assemblea, Maestro Sorrentino, autorità, amici, gentili ospiti, e lasciatemi mandare un saluto anche al Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, che avrebbe voluto essere qui con noi. Sono certo che tra brevissimo tempo ritornerà alla guida del suo. Non immaginate la gioia che provo nell'accogliere in Campidoglio il maestro Paolo Sorrentino. Il nostro benvenuto, caro maestro, nasce dal cuore. Appena appresa la notizia che la grande bellezza aveva vinto l'Oscar, ho sentito subito il bisogno e il dovere di dirle grazie di persona con quella telefonata tra le mille che avrà ricevuto, ma anche di testimoniare il nostro orgoglio pubblicamente, l'orgoglio di tutta la città di Roma, e di farlo con la forza che riveste un riconoscimento istituzionale. Per questo ringrazio ancora una volta il Presidente dell'Assemblea Capitolina, Mirko Corardi, e tutte le consigliere e i consiglieri capitolini che hanno subito accolto la proposta di conferirle la cittadinanza onoraria, condividendo questo bellissimo momento di gioia. Caro Maestro, ricordo il nostro colloquio qui in Campidoglio pochi giorni prima della sua partenza per Los Angeles. Ci siamo incontrati insieme a Nicola Giuliano, produttore del film. Entrambi, quel giorno, tradivate un po' di stanchezza, che però non è stata sufficiente ad offuscare la fiducia che riponevate nella grande bellezza. Eravate consapevoli di aver realizzato un ottimo film. Quel che più mi ha colpito nel nostro colloquio, confesso, anche emozionato, è stato il vostro disincanto. Quel disincanto di chi stava partecipando a un gioco serissimo, con la consapevolezza però che quel gioco poteva risolversi una piccola delusione oppure in un trionfo. In quell'incontro nessuno di noi si sbilanciò ed era ovvio che fosse così. Eravamo tutti ottimisti con quella buona dose di scaramanzia necessaria e dovuta in casi come questi. Ma come ho già avuto occasione di dire più volte, nel mio cuore non avevo dubbi. Ero certo che l'energia sprigionata da un film come La Grande Bellezza avrebbe incantato anche lo sguardo più esigente. Parlo di quel tipo di energia che arriva da un pensiero geniale. Parlo di quel tipo di energia che arriva, per dirle con le parole del maestro Sorrentino, da un prodotto con così tanti piani di lettura da trascinare lo spettatore attraverso emozioni e riflessioni forti sul piano sociale e culturale. La Grande Bellezza ha come protagonista assoluta Roma e la sua struggente magia, anche se penso che sia riduttivo catalogarlo come un film incentrato solo su Roma. È sicuramente un monumento cinematografico al magnetismo della nostra città, che diviene lo splendido e metaforico scenario dei sentimenti umani, della solitudine e dello smarrimento dell'uomo moderno. Una città ritratta al di fuori dei canoni stereotipati più banali e conosciuti, che lasciano spazio ad aspetti nascosti e bivalenti. L'anima sublime e intima di Roma, con i suoi contrasti angosciosi, è così immersa dentro un patrimonio che ci rende ricchi, ma che dobbiamo imparare a utilizzare meglio, come ci ha appena ricordato Carlo Verdone. Nella Grande Bellezza, ogni inquadratura ci consegna l'impronta della storia, dell'arte, delle mille invenzioni tecniche ed urbanistiche che di generazione in generazione sono diventate un luogo dell'anima per milioni di persone in tutto il mondo. Confesso che anche in me, che è toccata l'altissima responsabilità di sindaco, si affaccia spesso un sentimento di soggezione di fronte a Roma, alla sua bellezza, alla sua forza evocativa e simbolica. In nessun'altra città al mondo vi è a disposizione una quantità di bellezza, fruibile in modo così semplice e immediato.
In pochi minuti si può passeggiare tra il Pantheon e Piazza Navona, entrare nella chiesa di San Luigi dei Francesi e contemplare le meraviglie di Caravaggio. Tutta questa bellezza a volte stordisce e fa emergere la sensazione di non riuscire a cogliere del tutto l'essenza più vera e profonda di Roma e interpretarla nel modo più corretto. Quasi fosse impossibile afferrarla del tutto, quasi fosse impossibile esserne all'altezza. Ma questo, come ovvio, non ci suggerisce di rinunciare. Al contrario, ci sollecita ad agire e tentare di liberarla dalle bruttezze materiali e morali che in molti casi la opprimono e la calpestano. Per questo ci stiamo impegnando perché le romane e i romani tornino ad amare la bellezza che li circonda. Ci stiamo impegnando per restituire ai suoi cittadini e al mondo intero la Roma più autentica. Ma Roma ha bisogno di tanta cura. E per noi la medicina migliore per curare la nostra città è la cultura in ogni sua forma, dove cultura significa rendere attuale e forza presente la storia, l'arte, l'archeologia ereditata dal passato, come stiamo facendo con il grande progetto dei Fori Imperiali e con il racconto sulla storia del Foro di Augusto, realizzato con Piero Angela in occasione del bimillenario della morte dell'imperatore romano. Ogni pietra, ogni frammento, ogni colonna sarà spiegata in un cammino che fa rinascere il Foro di Augusto attraverso un gioco di luci che prenderà la forma la sera al tramonto, restituendo così al mondo un pezzo di storia, di arte, di straordinaria bellezza, creando al tempo stesso una fonte economica per tutta la città. Con l'assessorato alla cultura abbiamo promosso anche un'altra iniziativa, questa volta ispirati proprio dal film La Grande Bellezza. Da questa mattina sono online sul nostro sito istituzionale di Roma Capitale 3 itinerari e 31 schede originali dello storico dell'arte Costantino Dorazio, che ce le ha gentilmente concesse. Costantino Dorazio è l'autore del libro La Roma segreta del film La Grande Bellezza. Il suo lavoro conduce il visitatore nella descrizione di palazzi privati, di giardini nascosti, di chiese, di scorci inediti di Roma, immortalati nel suo film. Ma la cultura per noi è anche riuscire ad elevare una bellezza sociale fatta di comunità e di relazioni umane, perché la bellezza è anche e soprattutto una visione. Guardare le cose con questa visione aiuta a consolidare quel filo che unisce progetti culturali e rigenerazione urbana che, insieme, ci consentono di accrescere la bellezza e la qualità della vita delle persone, al centro come nelle periferie della nostra città. Una città che si prende cura della sua comunità anche negli angoli più remoti è la migliore redistribuzione della ricchezza che un sindaco possa desiderare. Non esiste cortile privato, per quanto curato, per quanto bello, che possa raggiungere la bellezza di una piazza pubblica in ordine e con servizi efficienti. Non esiste quartiere, per quanto curato, che possa dirsi vivibile se non vi sono servizi culturali a disposizione di tutti i cittadini. Anche un cinema è un servizio culturale di quartiere, soprattutto in quelli più periferici, assume una valenza ancora più importante. Per questo è preoccupante la chiusura di tante sale cinematografiche. Mi auguro che questa non sia una deriva inarrestabile. Il cinema è uno strumento di formazione e di arricchimento culturale che noi vogliamo valorizzare e sostenere, perché la bellezza del cinema rende i cittadini domani adulti più ricchi e consapevoli. Quello che posso dire da sindaco ed appassionato di cinema è che stiamo vigilando con molta attenzione sulla tutela della destinazione d'uso delle sale cinematografiche perché non siano oggetto di speculazione. Così come siamo attenti ai bisogni dell'industria cinematografica, facilitando le produzioni nazionali e internazionali che decidono di girare a Roma. Come non ricordare Cinecittà, che dopo il Colosseo e la Fontana di Trevi è forse il luogo di Roma più conosciuto al mondo. Cinecittà è il sito di produzione immateriale per eccellenza, dove prende corpo l'immaginario. Dobbiamo preservare il marchio e lo spazio di Cinecittà
ma anche rilanciato. Dobbiamo evitare qualsiasi deriva che porti lontano da quel luogo, ricco di maestranze e di competenze, la cultura contemporanea dell'immagine e della narrazione filmica nazionale e internazionale. Caro Maestro Sorrentino, oggi c'è un cinema romano e italiano che può ritrovare col premio Oscar vinto dalla grande bellezza una nuova vitalità e una nuova attenzione negli interlocutori internazionali. Perché a Los Angeles ha vinto il film di Paolo Sorrentino, ma ha vinto anche il cinema di Roma e dell'Italia. Hanno vinto 15 anni di fatica e di duro lavoro, a parole sue. Un lavoro vero, sincero, fatto con amore da lei e da tanti grandi professionisti del cinema italiano che hanno lavorato al suo fianco per realizzare un'opera il cui prestigio è stato riconosciuto in tutto il mondo. Hanno vinto gli sceneggiatori, i montatori, gli autori della fotografia, gli scenografi, gli attori bravissimi, le maestranze e i costumisti, ma hanno vinto anche i sentimenti. Nella notte degli Oscar non si è festeggiato solo un grande film, si sono festeggiate grandi amicizie e un modo di ascoltare e vivere la vita dove tutte le persone hanno trovato il loro posto speciale. Per questo, caro Maestro Sorrentino, Roma è veramente felice ed orgogliosa di consegnarle la pergamena e la lupa capitolina, simboli dello Stato di cittadino romano. È il nostro modo per rendere omaggio a chi ha fatto di Roma, della nostra città, la sua città, e con la grande bellezza l'ha voluta raccontare al mondo intero. È il nostro modo per rendere testimonianza a un artista e con lui alle tante persone, ai tanti professionisti che tutti insieme contribuiscono a fare la grande bellezza del cinema italiano. Il suo film, Maestro Sorrentino, non è soltanto un eccellente prodotto artistico, è la vittoria dell'Oscar, ne è la prima testimonianza. E per noi tutti, per Roma e per l'Italia, per i tanti giovani che amano il cinema e che da lei sono ricambiati con lo stesso amore, un prezioso e indimenticabile regalo. Più a destra, grazie. Si dà lettura della motivazione. L'Assemblea Capitolina, nella seduta del 6 marzo 2014, ha conferito lo stato di cittadino romano a Paolo Sorrentino, regista italiano di fama internazionale, per il prestigio apportato dal suo contributo artistico all'espressione della città di Roma nell'arte cinematografica mondiale. Quale attestato di eccellenza per aver voluto e saputo riservare alla città di Roma la centralità storico-narrativa nel film La Grande Bellezza, insignito dei premi cinematografici internazionali più autorevoli, tra cui l'Oscar 2014 per il miglior film straniero, per esprimere attraverso questo riconoscimento il ringraziamento della città di Roma per averle conferito un rinnovato ruolo di protagonismo internazionale, altamente suggestivo e simbolico sul piano evocativo, culturale ed artistico, e in considerazione del ruolo di rappresentanza unitaria dei valori storici e culturali italiani
svolto dalla capitale della Repubblica anche attraverso il riconoscimento pubblico di quelle eccellenze che nel campo della cultura hanno apportato straordinario prestigio alla comunità cittadina e nazionale. Cittadino, conserva questa pergamena come segno dell'animo con cui Roma oggi si annovera tra i suoi più nobili figli. Bravo! Vigilate per noi, vigilate per noi! Vigilate per noi. Paolo, girate verso di noi, grazie. Dopo la consegna della pergamena, il sindaco di Roma consegna al maestro Paolo Sorrentino la riproduzione in bronzo della lupa di Roma, simbolo della cittadinanza onoraria. Sindaco, Paolo, scusi. Ancora qua? Anche qui a destra, grazie.